Buongiorno a te, nell'amore di Cristo Gesù, sono Nicodemo Fabiano e noi siamo qui per leggere la parola del nostro Signore insieme. È il giovedì 27 di gennaio del 2022 e noi stiamo leggendo il libro dei Proverbi. Noi questa mattina noi leggeremo il capitolo 8 e il capitolo 9, quindi andiamo a leggere questi due capitoli che sicuramente daranno a noi, offriranno a me e a te grande edificazione, insegnamento e un modo per rafforzare la nostra fede, consigli pratici per la nostra vita con il nostro Signore. Quindi Proverbi capitolo 8 e capitolo 9, parola del nostro Signore. La saggezza non chiama forse? L'intelligenza non fa udire la sua voce? Essa sta in piedi in cima ai luoghi più elevati, sulla strada agli incroci. Grida presso le porte della città, all'ingresso negli androni. Chiamo voi, o uomini nobili, la mia voce si rivolge ai figli del popolo. Imparate, o semplici, l'accorgimento e voi stolti diventate intelligenti. Ascoltate perché dirò cose eccellenti, le mie labbra si apriranno a insegnare cose rette. Infatti la mia bocca esprime la verità, le mie labbra detestano l'impietà. Tutte le parole della mia bocca sono conformi a giustizia, non c'è nulla di ambiguo o di perverso in esse. Sono tutte rette per l'uomo intelligente, giuste per quelli che hanno trovato la scienza. Ricevete la mia istruzione anziché l'argento e la scienza anziché l'oro scelto, poiché la saggezza vale più delle porte, tutti gli oggetti preziosi non la equivalgono. Io, la saggezza, sto con l'accorgimento e ho trovato la scienza della riflessione. Il timore del Signore è odiare il male. Io odio la superbia, l'arroganza, la via del male e la bocca perversa. A me appartiene il consiglio e il successo. Io sono l'intelligenza, a me appartiene la forza. Per mio mezzo regnano i re e i principi decretano ciò che è giusto. Per mio mezzo governano i capi, i nobili, tutti i giudici della terra. Io amo quelli che mi amano. E quelli che mi cercano mi trovano. Con me sono ricchezze e gloria, i beni duraturi e la giustizia. Il mio frutto è migliore dell'oro fino, il mio prodotto vale più dell'argento selezionato. Io cammino per la via della giustizia, per sentieri dell'equità, per fare ereditare le ricchezze a quelli che mi amano e per riempire i loro tesori. Il Signore mi ebbe con sé al principio dei suoi atti, prima di fare alcuna delle sue opere più antiche. Fui stabilita fin dall'eternità, dal principio, prima che la terra fosse. Fui generata quando non c'erano ancora abissi, quando ancora non c'erano sorgenti riguardanti d'acqua. Fui generata prima che i monti fossero fondati, prima che esistessero le colline, quando egli ancora non aveva fatto né la terra, né i campi, né le primizie zolle della terra coltivabile. Quando egli disponeva i cieli, io ero là. Quando tracciava un circolo sulla superficie dell'abisso, quando condensava le nuvole in alto, quando rafforzava le fonti dell'abisso, quando assegnava al mare il suo limite, perché le acque non oltrepassero il loro confine, quando poneva le fondamenta della terra, io ero presso di lui, come un artefice. Ero sempre esuberante di gioia, giorno dopo giorno, mi rallegravo in ogni tempo in sua presenza. Mi rallegravo nella parte abitabile della sua terra, trovavo la mia gioia tra i figli degli uomini. Ora, figliuoli, ascoltatemi. Beati quelli che osservano le mie vie. Ascoltate l'istruzione, siate saggi
e non la rifiutate. Beato l'uomo che cammina, beato l'uomo che mi ascolta, che veglia ogni giorno alle mie porte, che vigila alla soglia della mia casa. Chi mi trova infatti trova la vita e ottiene il favore del Signore. Ma chi pecca contro di me fa torto a se stesso. Tutti quelli che mi odiano amano la morte. Proverbi capitolo 9. La saggezza ha fabbricato la sua casa. Ha lavorato le sue colonne in numero di 7. Ha ammazzato i suoi animali, ha preparato il suo vino e ha anche apparecchiato la sua mensa. Ha mandato fuori le sue ancelle dall'alto dei luoghi elevati della città essa chiama. Chi è sciocco venga qua. A quelle che sono privi di senno dice: venite, mangiate il mio pane e bevete il vino che ho preparato. Lasciate sciocchi la stoltezza e vivrete, camminate per la via dell'intelligenza. Chi corregge il beffardo si attira insulti, chi riprende l'empio riceve affronto. Non riprendere il beffardo per evitare che ti odi, riprendi il saggio e ti amerà. Istruisci il saggio e diventerà più saggio che mai, insegna al giusto e accrescerà il suo sapere. Il principio della saggezza è il timore del Signore e conoscere il Santo è l'intelligenza. Per mio mezzo, infatti, ti saranno moltiplicati i tuoi giorni, ti saranno aumentati anni di vita. Se sei saggio, sei saggio per te stesso. Se sei beffardo, tu solo ne porterai la pena. La follia è una donna turbolenta, sciocca, che non sa nulla. Siede alla porta di casa, sopra una sedia nei luoghi elevati della città, per chiamare quelle che passano per la via, che vanno diritti per la loro strada, dicendo: chi è sciocco venga qua. E a chi è privo di senno dice: le acque rubate sono dolci. Il pane mangiato di nascosto è delizioso. Ma egli non sa che là sono i defunti, che i suoi convitati giacciono in fondo al soggiorno dei morti. Parola del nostro Signore. Anche qui una parola santa, una parola benedetta. E io vorrei invitarti a rileggere questo brano, a meditare, lasciare questa parola santa entrare nella tua vita. Io ti invito anche per essere con me qui domani, quando noi, per la grazia di Dio, vogliamo continuare a leggere la parola del Signore insieme. Un forte abbraccio, un santo bacio in Cristo Gesù.